procedure della giustizia. Voglio un vostro parere. Secondo voi, come reciterà Angelo la nostra parte? Sapete che dopo attenta considerazione lo abbiamo scelto per colmare la nostra assenza. Angelo, in prigione, che mi dici? Dai! Ho visto quando lo arrestavano e lo portavano via, non solo, ma fra 3 giorni mi taglierà la testa! Ma sei sicuro? Anche troppo, per aver messo incinta Madonna Giulietta! Insomma, tutte le nostre case di piacere dei sobborghi vengono demolite, così? Terra al suolo! Manuccio, dimmi una cosa! Ma anche 100 se ti fa piacere, ma ora ce l'hanno con la lussuria! Senti la mia situazione! Ma è capitato che i nostri solazzi furtivi... Ti prego, Lucio, fammi questo favore. Oggi mia sorella entra nel chiostro per iniziare il noviziato. Dille il pericolo in cui mi trovo. Ecco perché ho assegnato il compito ad Angelo. E per vedere come comanda, sotto le spoglie di un frate, visiterò principe e popolo. Vedremo se il potere cambia le persone. E se chi sembra... Salute e pace a questo luogo! Chi chiama? È la voce di un uomo? Per favore, Isabella, apri tu, chiedigli cosa vuole. Tu non hai ancora preso i voti, io non posso. Per me tu sei una cosa sacra e celeste. Quella tua rinuncia sei diventata uno spirito immortale al quale si parla con sincerità, come una santa. Prendendovi gioco di me voi state bestemmiando. Non c'è più speranza, a meno che tu non riesca ad addolcire Angelo con le tue caste preghiere. Io non nego che tra i 12 giurati che condannano a morte un reo, uno o due possano essere ancora più ladri di lui. La giustizia colpisce ciò che le si manifesta. E porto qui davanti al vostro onore 2 famosi benefattori! E tu come lo sai? Mia moglie, signore, che detesto davanti al cielo, vostra signoria! A chi tua moglie? Mia moglie è una donna onesta davanti al cielo, vostra signoria! Per questo la detesto! Dico che detesto che in quella casa di bene affari avrebbero potuto accusare mia moglie di fornicazione! Tu, mastro taverniere, vieni un po' qua! Mastro taverniere, come ti chiami? Pompeo! Quello di chiappe, Pompeo! Oh, è stato serio! Dove sareste voi? Se colui che è in cima al giudizio vi dovesse giudicare per come siete, riflettete su questo. E io lo so che dalle vostre labbra spirerà la pietà, come per l'uomo rinato. Risparmiatelo! Persino in cucina noi ammazziamo i polli soltanto quando è stagione! Ami l'uomo che ti ha fatto torto? Almeno quanto amo colei che ha fatto torto a lui. Dunque il vostro atto vergognoso è stato commesso di comune accordo? Assolutamente. Quindi la tua colpa è stata più grave della sua? Lo confesso e me ne pento, padre. Questo è giusto figliolo, ma non devi pentirti solo perché il peccato ti ha portato a quella vergogna. Sarebbe una contrizione rivolta verso noi stessi, non verso il cielo. Mostrerebbe paura, non il nostro amore verso il cielo, che non vogliamo offendere. Et sic et semper in saecula saeculorum. Amen. In parole chiare, io vi amo. Mio fratello ha amato Giulietta e voi mi dite che per questo morirà. No, Isabella, se voi mi darete il vostro amore... Io lo so che nella vostra virtù c'è la licenza di apparire peggiore del vero solo per sconcertare gli altri. Le mie parole esprimono le mie intenzioni! Chi mi crederà? Il signor Angelo ha affari in cielo e vuole che tu sia il suo rapido ambasciatore per poi lasciarti lì fisso come suo rappresentante. Perciò preparati in fretta, parti domani. Dolce sorella, fammi vivere! Il peccato che commetti per salvare la vita a un fratello, la natura te lo perdona in quanto... Tu ti vuoi fare uomo con il mio peccato? E la clemenza verso di te sarebbe una ruffiana. È meglio che tu muoia in fretta. Domani torna il duca, ha già avvisato Escalo ed Angelo di farsi trovare alle porte della città per restituirgli il potere. Se tu saprai avviare la tua saggezza lungo la strada buona dove voglio che vada, potrai avere soddisfazione da quello sciamurato. I disgraziati
hanno una sola medicina, la speranza. Io ho la speranza di vivere e sono pronto a morire. Concentrati sulla morte. E allora morte e vita saranno più dolci entrambe. Devi fare questa considerazione sulla vita. Se ti perdo, perdo una cosa che solo gli sciocchi vorrebbero conservare. Non è impossibile che il peggior farabutto sulla faccia della terra invece sembri un uomo riservato, serio, giusto. Siete convinta che voglio il vostro bene? Buon frate, lo so e ne ho avuto la prova. Allora date la mano alla vostra compagna che ha una storia per il vostro orecchio. Fate presto, però io aspetto, ma la vaporosa notte si avvicina. Andate. Volete venire con me? Ma sei una povera pazza! Tu non sai quello che dici! Tu sei stata istigata da qualcuno! Non portate alla sbarra la mia vergogna, ma che il processo consista nella mia sola confessione. Condanna dunque, e conseguente morte, è l'unica grazia che chiedo. E se è così, vi prego di non farlo morire.